Silvio Berlusconi è giunto ieri a Reggio Calabria per deporre al processo a carico dell'ex ministro Claudio Scajola, imputato di procurata in osservanza della pena aggravata dall'aver agevolato la 'ndrangheta per aver favorito la latitanza dell'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, rifugiatosi a Dubai dopo essere stato condannato a 3 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Il leader di Forza Italia è stato chiamato a rispondere alle domande del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo sulla mancata ricandidatura di Matacena alle elezioni politiche del 2001. Non sono a conoscenza dei rapporti tra Matacena e Scajola o tra lui e Dell'Utri, ha detto Berlusconi sentito in aula. L'ex premier ha poi spiegato che le ricandidature avvenivano dopo un'analisi delle attività svolte dai singoli parlamentari da parte dei capigruppo e che poi tutto passava dal coordinatore nazionale di FI, che all'epoca era Scajola. Mi è sembrata una cosa di una stupidità assoluta, ha riferito Berlusconi rispondendo alle domande del PM sulla vicenda legata alla fuga in Libano di Marcello Dell'Utri, vicenda legata all'analogo tentativo che, secondo l'accusa, avrebbe fatto anche Amedeo Matacena. Non ho avuto comunicazione da Dell'Utri della sua volontà di andare in Libano, ha detto Berlusconi. Mi sembrava difficile attribuire una volontà di fuga quella di andare in Libano per una persona che conosce la politica e la giustizia e che potesse non sapere dell'esistenza di un trattato di estradizione tra l'Italia e il Libano. Berlusconi ha poi sostenuto di non aver approfondito il trattato di estradizione per sapere se sia contemplata anche l'associazione mafiosa. Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo l'opposizione dei difensori degli imputati, non ha accolto una domanda fatta all'ex premier. La domanda aveva ad oggetto una intervista fatta da Amedeo Matacena, latitante a Dubai, in cui parlava di tangenti in relazione alla vicenda di Telecom Serbia, per sapere se il governo guidato dallo stesso Berlusconi si fosse occupato di Telecom Serbia quando era in carica. Alla domanda si sono opposti i legali degli imputati. Claudio Scajola, riferito infine Berlusconi, nel 2001 era il coordinatore nazionale di Forza Italia e una persona di grandi capacità, c'era stima, fiducia e un rapporto concreto su fatti concretissimi. Scajola, riferito Berlusconi, ha avuto vicende giudiziarie delle quali è uscito da innocente, ma che hanno pesato sulla sua immagine. Lui stesso si è voluto ritirare anche dal nostro partito e non ha avuto più nessun incontro personale, solo una telefonata all'anno per gli auguri. Dobbiamo fare qualche domanda su Matacena Amedeo, che è già stato deputato di Forza Italia nella 12ª e 13ª legislatura. Ecco, io le chiedo quando ha conosciuto Amedeo Matacena e qual è stata la circostanza, il momento politico in cui è avvenuta questa conoscenza. Grazie. No, non mi ricordo quando è di conoscere l'onorevole Matacena. Uno dei molti onorevoli che noi eleggemmo, 180 mi sembra, nella prima nostra presenza nel 1994, non ho mai frequentato perché lui era deputato e quindi frequentava la Camera dei Deputati e io facevo il Presidente del Consiglio. Quindi non ho mai avuto occasione di scambi di pensieri e opinioni con questo signore. Ecco, ricorda Presidente se per caso Matacena arrivò in Forza Italia attraverso, diciamo così, lo sponsor politico dell'onorevole Alfredo Biondi? Ecco, questa è una circostanza che lei può ricordare, se la ricorda, se è così. Io non ricordo assolutamente di come l'onorevole Matacena fosse messo in lista, e posso dire che normalmente avviene che sono i coordinatori regionali di ogni regione a presentare i deputati regionali e il leader del partito non fa che accogliere le proposte di questi coordinatori.